Ok, salve ragazzi, benvenuti a un'altra recensione. Stasera mi trovo nei pressi di Piazza Pilotti, via Rodotà si chiama. Mi trovo da Mami, pizzeria, tavola calda, ristopub, insomma è una tavola calda, fanno panini, pizze. Comunque adesso entrerò e vi farò sapere come si mangia qua, come la pizza e come si paga. Ok ragazzi, sono dentro la pizzeria Mami, ora vi presento anche il proprietario che vi spiegherà più o meno com'è l'impasto, com'è quello che fanno qui dentro. Buonasera, la nostra pizza si chiama La Pizzuta, la facciamo soltanto noi ed è realizzato un mix in forma di altre selezioni, prodotto in un forno a 4 gradi, diverso dalla verdura, l'ultima pasta della cottura che è messa su una pietra, che gli dà una grandezza e una fragilità particolare. E in più è quasi in assenza di lievito, quindi molto consistente. Nella stessa pizzuta si possono fare fino a 3 gusti, in modo che non mangiare la pizza noiosa singola di un solo gusto, ma di fare dei piccoli giro pizza. Nel caso vostro, che sia in 6, facciamo 2 pizzute maxi e assaggiamo 6 gusti dei nostri, che sono ben due. Ok, oh, grazie tanto, gentilissimo. Ok ragazzi, ora proveremo queste due pizze pizzute e vi farò vedere le pizze di per farò sapere anche come la pizza è buona. Tanti gusti. Che ragazzi, guardate che pizza, questa è la prima, sono vari gusti, abbiamo scelto con qua. Adesso un assaggino devo fare, vediamo, ne provo un pezzettino proprio, no? Quale proverò? Proviamo questa. Proviamo questa qui. Questa qual era? Questa è un pezzettino di questa. Questa è che la cosa che la cosa proprio qual è? Beh, io provo, vediamo questa com'è. Io più che altro devo provare com'è l'impasto, se è buono di sale. Che film è tutto, non ti piace? Ragazzi, bella croccante. Non vi ripiglio chi, insomma, chi è con me, ma noi facciamo pure questo. Ok, mi stanno facendo vedere. Tutti. Vabbè, questa è pasta. Con granchio. Poi vi faccio vedere come la facciamo. Quindi queste cose le fate a mezzogiorno, giusto? No, queste cose le facciamo su prenotazione. Su prenotazione. Quindi qua potete anche prenotare per fare altre cose, non solo pizza e altre cose. Anche ho visto dei piatti abbastanza allettanti, ho visto degli spaghetti con il granchio. Comunque ragazzi, vi consiglio questo posto, non lo sapevo, infatti mi ci hanno portato. Ve lo volevo far vedere anche a voi. Si trova vicino Piazza Pilotto. La pizza a me piace, è buona, è bella, è croccante. Ma quanto è poco per dire? Comunque, vi farò sapere fra poco che arriverà anche un'altra pizza. Ok ragazzi, è arrivata altra pizza, altri gusti. Abbiamo anche qua, lo vedete, abbiamo funghi porcini, il tartufo del pollino, il tartufo nero. Invece qua abbiamo rucola, prosciutto, mozzarella. Invece qua zucca e pancetta, se non sbaglio. Comunque questa pizza mi piace ragazzi, è veramente buona. Ho scoperto un posto, non sapevo sinceramente, non è che posso conoscere tutti i posti qua, però stasera ne ho conosciuto uno che mi interessa. No, la pizza non è male. Comunque vabbè ragazzi, vi ho fatto vedere la pizza, vi ho dato i miei giudizi, la pizza è, io la reputo buona, quindi già vi consiglio di venire a fare una visitina anche per provarla qui da Mami. Wow, questa cosa vicino, forse vicino Piazza Bilotto, scusate il lapsus. Comunque fra poco vi farò vedere come si paga anche. Ok ragazzi, è arrivato il conto qui da Mami vicino Piazza Pilotti, la pizzeria. Abbiamo mangiato una bella pizza stasera, siamo stati bene, è stata anche una bella serata fra parentesi. Ora vi faccio vedere, è un conto per 6, siamo
sei persone, abbiamo preso due pizze giganti dai vari gusti, come vi ho fatto vedere prima nel video, due bottiglie di vino, Coca-Cola, acqua, queste cose qua. Comunque il conto è, sono 85 euro in 6 persone. Comunque ragazzi, vi consiglio questo posto che si mangia, ma la pizza è veramente, mi ha sorpreso, è una bella pizza. Certo non è una pizza napoletana, ma è una pizza abbastanza croccante e veramente mi è piaciuta. Comunque non vi scordate di iscrivervi al canale, pollice in su, e ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione. Ciao ragazzi, alla prossima!